Prima di tutto, verificare, dopo aver aperto l'imballo dell'SPH, che l'unità sia integra e che non manchi nessun componente accessorio. In caso contrario, si prega contattare il fornitore. All'interno dell'imballo di SPH ci sono alcuni terminali di connessione, tra cui sezione 13, terminale di connessione per pannelli fotovoltaici, connettore di uscita PS all'alimentazione di emergenza, connettore di uscita C per la connessione alla rete elettrica, antenna, pendente USB per l'aggiornamento firmware locale, RS2 fornitore Wi-Fi per la comunicazione, DIP per la selezione dei vari standard nazionali di sicurezza, contatto ausiliari, terminale di collegamento della batteria e terminale di comunicazione, tra cui connettore BLT A, porta di comunicazione DRMS solo per l'Australia e Nuova Zelanda, porta D852 per la connessione di batteria litio di terze parti, porta 4851 per la comunicazione con smart meter, porta NTC per il sensore di temperatura su batteria pneumatico, porta CAN per la comunicazione con batteria litio-grovat.